Paola Toscano, ex di turno, indimenticata palleggiatrice qui a Santa Teresa, oggi una sconfitta netta. Che ha poco commento. Sì, diciamo che appunto c'è poco da dire, noi non siamo mai entrati in partita e il Santa Teresa ha giocato la sua ottima partita in casa, sia per quanto riguarda le qualità delle atlete che per il favore del campo, del pubblico, sì, non c'è stata, diciamo, non c'è molto da dire. Ecco, tu sei una delle palleggiatrici più esperte e tecnicamente più valide del torneo. Come hai visto la nostra nuova palleggiatrice Teresa Parasporo, che si sta cominciando ad ambientare e muove i primi passi qui, ma che la stiamo vedendo crescere gara dopo gara? Sì, io l'avevo già vista l'anno scorso e ho sempre detto qui a Santa Teresa che la ritenevo, insomma, un buon palleggiatore, e ci vuole del tempo per migliorare la sintonia, però dico, il livello già è a buon punto, l'ho vista sicura e padrona, insomma, della squadra, potrà fare solo meglio. Già tu hai visto parecchie squadre giocare, tra cui il Volley Palermo, avete affrontato in Coppa anche il Savio, mi sembra, sì. E il Lemme. Come inquadri tu l'F Santa Teresa all'interno della griglia di questo campionato, dove vediamo un Savio forse un tantino superiore rispetto alle altre? Tra l'altro ha vinto stasera a Palermo, fuori casa con un netto 3-0. Sicuramente tra le prime quattro, questo insomma è ovvio. Sì, devo dire che ho visto tutte tranne il Barcellona, però comunque conosco bene, ho visto dei video e comunque conosco le ragazze. Sì, forse in questo momento vedo il Savio un po' una spanna su tutte, perché oltre ad avere un 10 su 12 che giocano da una vita insieme, hanno fatto degli innesti che sono dei valori aggiunti, soprattutto a posto 4, quindi un pochino sopra in questo momento il Savio. I tifosi di Santa Teresa e dirigenti ti ricordano sempre con gran piacere, e quindi il tuo ritorno qua è stato accolto positivamente. La cosa è reciproca, sì, immagino. Immagino bene, mi sento a casa a Santa Teresa, perché veramente sono cresciuto, ho fatto nell'insieme un 7-8 anni, adesso neanche li ricordo, quindi voglio dire, gioco, mi sento veramente a casa. Devo dire che la palestra, nonostante già avessi giocato tanto tempo, non è di quelle più favorevoli per un palleggiatore, per il discorso della luce, del tetto, insomma, però a casa. Mi sono sentita a casa. In estate si vociferava, rumors paesani, non so quanto attendibili, di un tuo rientro qui a Santa Teresa. C'è stato qualche contatto oppure sono state solo voci da bar dello sport? No, sono state voci fondate. Sì, Santa Teresa, insomma, nel DS Fabio Coco, nello specifico, il signor Nicita, insomma, mi ha contattata. E purtroppo sono mamma da poco, da ancora troppo poco tempo, un bimbo piccolo, quindi diciamo che viaggiare mi sarebbe venuto veramente difficile, quindi ho fatto una priorità a livello personale, perché comunque la squadra è competitiva e mi sarebbe piaciuto farne parte, però in questo momento, per quest'anno, non era possibile. Ok, grazie, in bocca al lupo. Crepi, salve.